Amici appassionati di pallacanestro, soprattutto appassionati di basket giovanili, è finalmente cominciata la settimana di Cividale del Friuli, l'evento che assegna lo scudetto Under 19 2010 e 2011, grande evento, la grande manifestazione per cui FVG Sport Channel ha ottenuto l'esclusiva per quanto riguarda i servizi, le partite, tutte le rubriche, tra cui questa, Basketball and Breakfast, un'idea che abbiamo avuto assieme all'organizzatore Davide Michalic. Andremo a rompere un po' le scatole, tra virgolette, alle formazioni che sono impegnate a Cividale mentre fanno colazione, quindi la mattina, nei vari alberghi di Udine in cui si sono insediati i giocatori e le società. Oggi siamo per la prima puntata all'Hotel Ramandolo di Udine, in via Forni di Sotto. Abbiamo conosciuto la Virtus Roma e la Reyer Venezia, due società importanti, due società blasonate, che hanno le loro rispettive formazioni Under 19 qui a Cividale a caccia di soddisfazioni. Per la Virtus Roma abbiamo subito bevuto un caffè assieme al coach Massimo Prosperi, che andiamo ad ascoltare. Inauguriamo la rubrica Basketball and Breakfast con il coach della Virtus Roma, coach Prosperi. Benvenuto in Friuli, coach. Grazie, è un piacere. Coach, allora, subito una partita, primo giorno, esordio contro Cantù. Ci parli delle insidie di questa partita? Subito, il Cantù è sicuramente una delle squadre più quotate, si parla anche di titolo, per cui per noi ci aspetta subito un compito difficilissimo. Veniamo da un mese di grande lavoro, siamo preparati, siamo pronti, sappiamo quello che ci aspetta, sappiamo che sarà molto difficile perché fisicamente sono più grossi, però la nostra è una squadra molto caparbia, per cui siamo sicuri di riuscire a trovare le soluzioni per fare una buona partita, poi vediamo se alla fine riusciamo a vincere o no. Come vi siete comportati nella fase regionale e quali sono le vostre ambizioni qui a Cividale? Nella fase regionale diciamo che siamo andati abbastanza bene, abbiamo fatto un buonissimo campionato giocando alla pari con tutte quante e vincendo con la Stella Azzurra che sta qui, giocandosela alla pari con Siena. E noi, le nostre aspirazioni sono quelle di andare più avanti possibile, ma in qualsiasi caso di smettere queste finali e sicuri di aver dato tutto quello che potevamo dare. Per gli addetti ai lavori e anche per gli appassionati, qualche nome da segnalare dei suoi giocatori? Ce ne sarebbero tanti, ogni allenatore li vorrebbe dire tutti quanti. Sicuramente i 92, che sono quelli che escono, che sono Staffieri e Di Pasquale, sono i giocatori diciamo di punta, però abbiamo il playmaker Marchetti, che è stato già nel giro della nazionale, e ce l'abbiamo altri 3-4. Ci manca sicuramente un lungo di riferimento e questo un po' ci penalizza, però a livello di piccoli per me siamo tra le migliori d'Italia. E mentre per quanto riguarda la vittoria finale, oltre alla Virtus Roma, qualcuno che secondo lei potrebbe ambire al scudetto? Noi abbiamo nel girone nostro due squadre che per me sono candidate, Cantù sicuramente e poi Benetton Treviso, anche se mancherà di Gentile penso, perché levarlo alla Serie A con i playoff non è facile, e per me una di queste due sicuramente arriva in finale. Le altre, guarda, ce ne stanno 4-5, una più forte dell'altra, che è difficile riuscire a fare un pronostico. Penso che quest'anno più che mai sia molto livellato in alto e non ci sta quella squadra che sicuramente schiaccerà le altre. Coach, in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, grazie a voi. All'Hotel Ramandolo c'è anche la Reyer Venezia. Il caffè l'abbiamo bevuto anche con coach Alberto Zanatta, che ci ha detto la sua per quanto riguarda la presentazione della formazione lagunare, ma anche abbiamo fatto una fotografia delle forze in campo qui a Cividale del Friuli. Alberto Zanatta. Per la rubrica Basketball and Breakfast siamo all'Hotel Ramandolo, sede della Virtus Roma e della Reyer Venezia, di coach Zanatta. Benvenuto in Friuli, coach. Grazie. Coach, allora, oggi iniziate subito sparati queste finali nazionali, tanti vi danno anche con i favori del pronostico. Raccontaci un po' questa prima giornata, il vostro avversario, quali sono le insidie della partita di oggi? Siamo capitati in un girone veramente di ferro dove ci sono delle ottime squadre. La giornata di oggi sarà, secondo me, sarà la giornata più importante, perché affronteremo subito Scavolini Pesaro. È una squadra di ottimo livello che ha fatto molto bene la fase interregionale e quindi iniziare già con il piede giusto vuol dire affrontare con un po' più di serenità due favorite come Montepaschi e Reggio Emilia. Mentre per quanto riguarda le ambizioni della tua squadra, cosa avete fatto nella fase regionale, nell'interzona, e quali sono le ambizioni qui a Cividale?
Ma nella fase regionale siamo arrivati secondi dietro Treviso, perdendo in casa solo di un punto, e poi abbiamo affrontato la fase interregionale anche lì con squadre di ottimo livello, e siamo arrivati quinti, siamo dovuti passare all'interzona di Campobasso, dove abbiamo affrontato Palestrina, Livorno e Pordenone, e lì siamo riusciti a vincere l'interzona, quindi quel purgatorio siamo riusciti a passarlo. Ambizioni per queste finali? Ma ambizioni, sono anni che la Reyer non partecipa alle finali Under 19, e quindi è già stato un gran traguardo poter partecipare. Quello l'ho detto anche ai ragazzi l'altra sera, per molti di loro è la prima esperienza, anche per me Under 19 è la prima esperienza, quindi quello che viene siamo tutti felici di raccogliere. Insomma. Qualcuno dei tuoi giocatori da segnalare anche agli appassionati dei telelavori? Beh, sicuramente anche nell'ultimo numero di Superbasket hanno citato Marco Ceron, che è il nostro giocatore faro, soprattutto perché è sempre impegnato, fisso il suo impegno con la nostra prima squadra, e poi anche tutto il resto dei ragazzi, non andrei a citarne alcuni in particolare perché si sono sudati questa finale nazionale, quindi un complimento veramente a tutti. Mentre per quanto riguarda le tue previsioni, chi può essere una delle squadre favorite o un paio, dicene due, che possono giocare la finale? Ma io vedo, da quello che ho potuto vedere fino adesso, sicuramente Montepaschi e Benetton sono tra le favorite, anche Cantù, abbiamo giocato contro l'interregionale e mi sono veramente piaciuti, giocano una pallacanestro molto pulita e sono molto molto bravi. Coach, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Le partite di questa prima giornata delle finali nazionali di Cividale sono le seguenti, vediamo l'elenco. Allora, l'opening game, la partita iniziale, si gioca alle ore 15 al Palazzetto dello Sport di via Perusini tra la Montepaschi Siena e la Trenk Walder Reggio Emilia, subito una partita per palati fini con giocatori di assoluto livello tra due formazioni che tra l'altro possono ambire a fare davvero tantissima strada in queste finali nazionali. A seguire, sempre alle 15 ma alle 17 invece in via Perusini, ci sarà la partita tra Scavolini Pesaro e Reyer Venezia, e ne abbiamo parlato appunto con coach Zanatta. Virtus Siena Pallacanestro Trieste alle 19 nel Palasport di via Perusini, e alle 21 l'ultima partita nel nuovo impianto di Cividale sarà quella tra Campus Varese e Junior Banca del Piemonte. In via Luinis invece, al Palasport Vecchio di via Luinis, quindi al Paladucale, il tempio della pallacanestro longobarda, dove la Longobardi Cividale ha ottenuto grandissime soddisfazioni andando a giocare anche in Serie B, in Serie B2, alle 15 si inizierà con Sigma Cantù contro Virtus Roma. Poi sarà la volta di Benetton Treviso pallacanestro Palestrina, UGF Virtus Banca di la Virtus Bologna, che è campione d'Italia in carica Under 19, contro la Pool Eurobasket Roma. L'ultima partita in via Perusini stasera alle ore 21 sarà Stella Azzurra Roma contro Banca Sella Biella. Sapete che qui a FVG Sport Channel abbiamo la esclusiva per quanto riguarda la messa in onda delle partite, e allora oggi siamo in grado di regalarvi le partite di MPS Siena contro Trenk Walder Reggio Emilia, Scavolini Pesaro contro Umana Reyer Venezia, Consum.it Siena contro Acegas APS Trieste e Stella Azzurra Roma contro Banca Sella Biella. Il programma televisivo è il seguente: alle 19 andrà in onda MPS Siena contro Trenk Walder Reggio Emilia, alle ore 21 Scavolini Pesaro contro Umana Venezia, alle ore 23 Consum.it Siena contro Acegas APS Trieste, e alle 13:15 di domani vi potete gustare la sfida tra Stella Azzurra Roma e Banca Sella Biella. Siamo all'hotel Ramandolo. Prima di chiudere abbiamo chiesto un contributo anche al responsabile della Reyer Venezia, il responsabile giovanile Francesco Benedetti. Andiamo ad ascoltarlo. Rubrica Basketball and Breakfast, siamo con Francesco Benedetti, che è responsabile del settore giovanile della Reyer Venezia. Reyer Venezia che stasera gioca contro la Scavolini Pesaro. Francesco, insomma, un battesimo già di fuoco per voi. Ma loro sono i campioni d'Italia uscenti, per cui di questa categoria dei 92, per cui sicuramente è durissimo. Peraltro credo che insomma sia abbastanza oggettivo che abbiamo un girone che potrebbe essere, non dico
da Final Four, ma quasi, perché Montepaschi, Scavolini e Reggio Emilia credo che siano tre squadre che puntano al sesto finale. Noi siamo molto contenti di essere qua e vediamo di fare uno scherzo a qualcuno. Hai esperienza di milioni di finali nazionali giocate anche con la Benetton, questa come livello generale come ti pare? Mi sembra una bella finale nazionale. Ci sono ragazzi che già hanno dimostrato di poter stare in campo anche in A1, in A2. Mi viene in mente così Pini piuttosto che Traini, insomma, giocatori importanti. Mi dispiace non ci sia per esempio Alessandro Gentile, che credo che sia il miglior 92 che c'è in Italia, però credo che un giocatore che gioca quei minuti in quel modo in A1 abbia un palcoscenico più importante di questo, insomma, con tutto rispetto. Super Flash è tua favorita per la vittoria dello scudetto? Montepaschi, direi. In bocca al lupo a Francesco Benedetti e alla Reier. Grazie Crepi. E allora, dopo aver ascoltato anche Francesco Benedetti, io vi ricordo tutti gli appuntamenti oggi su FVG Sport Channel alle 19, alle 21, alle 23, domani alle 13:15. Noi ci rivediamo per Basketball and Breakfast domani alle 13, come sempre. Vi ricordo anche fvgsportchannel.it, il nostro sito di riferimento in cui ci sarà tutto il palinsesto di questa magica settimana a Cividale del Friuli. Ci sono le partite in streaming video, anche perché grazie allo sforzo organizzativo riusciamo a farvi gustare in diretta su internet tutte le partite con commento e statistiche in tempo reale. Mi pare di avervi detto tutto, anzi no, vi do anche il nostro indirizzo internet info@fvgsportchannel.it, lì potete scriverci per chiederci tutte le informazioni, anche per colloquiare con noi. Sul sito internet www.fvgsportchannel.it c'è anche una bacheca in cui potete scriverci le vostre considerazioni. Siamo su Facebook, siamo su Twitter, siamo dovunque per regalarvi questa settimana di grandissima pallacanestro giovanile, il massimo dello sport giovanile in Italia, da Cividale del Friuli e da FVG Sport Channel. Ciao a tutti.